Sto intercettando le comunicazioni dei Sole Blu. Restate allerta e occhio alle imboscate! Squadra Bravo, una navetta è atterrata vicino alla vostra posizione. Andate a controllare. Ci siamo! Restatemi vicini! Colpito alle spalle e lasciato a marcire. È sicuramente lo stile di Vido. Cerchiamo di avanzare! Comando generale Bravo, prendete posizione. Queste persone non sembrano fuggitivi. Rapporto alla base. Intrusi armati in avvicinamento dal punto di partenza meridionale. Colpo stordaggine in arrivo! Rinforzi in arrivo, vi copriamo le spalle. Che non sia cambiato. Ho come l'impressione che tu abbia un conto in sospeso con Vido. Sapevo che era un sadico bastardo quando abbiamo cominciato nei Sole Blu. Dopo il suo piccolo colpo di stato di 20 anni fa, i Sole Blu sono peggiorati. Quindi sì, abbiamo un conto in sospeso. Perché nessuno mi ha detto che hai fondato i Sole Blu? Perché non sono in molti a saperlo. Vido ha cancellato tutti i registri. Lui gestiva i registri, io guidavo gli uomini. Per un po' ha funzionato bene. Poi Vido ha deciso di assoldare i Batarian. Ma la opera più economica, diceva lui. Dannati terroristi, dico io. 20 anni è un lungo periodo per portare rancore. Rancore? Vido mi ha rivoltato contro i miei uomini. Ha pagato 6 di loro per tenermi fermo mentre lui mi puntava una pistola alla testa e premeva il grilletto. Per 20 anni, ogni volta che chiudevo gli occhi, vedevo la sua faccia. Ogni volta che puntavo un bersaglio, ogni volta che udivo uno sparo. Non chiamarlo un dannato rancore. Sei sopravvissuto a un colpo in testa. Già. E tu sei sopravvissuto alla distruzione della tua nave. Un uomo abbastanza testardo può sopravvivere a qualsiasi cosa. L'ira è un ottimo anestetico. Faremmo meglio ad andare. Sono all'accesso meridionale. Tutte le squadre convergono all'ingresso, subito! Sanno che siamo qui. Fatti sotto, brutto figlio di puttana! Squadre Charlie e Delta, convergete all'ingresso. Zaid Massani, finalmente mi hai trovato. Vido! Non essere stupido, Zaid. Ho un'intera compagnia di bastardi sanguinari alle mie spalle, pronti a uccidere o morire al mio ordine.
Ripensandoci, provaci pure. Da una scusa ai miei uomini per abbatterti come il cane rabbioso che sei, di nuovo. Cos'era quello? Sei diventato miope, mio vecchio amico? Brucia, figlio di puttana! Hai appena firmato la tua condanna a morte. Che stai facendo? Aprendo il cancello! Noi non sacrifichiamo vite per completare una missione. C'è sempre un modo migliore. Ad esempio? Vagare nella giungla per ore cercando un altro ingresso? E vuoi sprecare il tuo tempo, fa pure. Io uccido. Stai mettendo a rischio diverse vite e la missione per la tua vendetta personale. Vuoi davvero arrivare a questo, Shepard? Dovrei darti una bella lezione, ma grazie a te abbiamo una raffineria in fiamme da salvare. Lascia che quelle persone brucino. Vido morirà, costi quel che costi. Vido è già a metà strada verso la navetta. Saresti disposto a guardare morire queste persone? Vuoi giurarci? Se ci fermiamo ad aiutare queste persone, Vido ci sfuggirà. Se succederà, incolperò te. Siamo qui per liberare queste persone. Io vado. Lo sapevo che era un errore. Se proprio dobbiamo farlo, diamoci una mossa. Essere utile. Potrebbe tornarci utile.
Non saresti mai dovuto venire qui. Sei appena costato 20 anni della mia vita! Ah, figlia di puttana! Ah. Zaid, tutto bene? Che diavolo ti importa? Sto bene. Coraggio, portami fuori da questa topaia! Hai posto la tua vendetta prima della missione. Come faccio a sapere che potrò contare su di te nel momento del bisogno? Farò ciò per cui mi pagano, Shepard. Non aspettarti niente di più. Ora smettila di perdere tempo e andiamo! Hai posto i tuoi obiettivi personali prima della missione. Non è così che funziona. Ho sopravvissuto finora guardandomi le spalle da solo. Non ho tempo di preoccuparmi di altro. Ora fai parte di una squadra, Zaid. Non possiamo farcela se non lavoreremo tutti assieme. Beh... non hai tutti i torti. Non ho ancora chiuso con Vido. Ma posso metterlo da parte quel tanto che basta per completare la tua missione. Ora andiamocene da questo buco. Stavo pensando proprio a te. Se non fosse stato per te, ci vuole coraggio per affrontare Zaid, ma per fortuna a te non manca.
Questa missione mi riporta al passato. Che missione quella su Zoraia? Non posso credere che Vido mi sia sfuggito. 20 anni di inseguimento andati in fumo. Kenneth, pensi che ce la faremo? Certo che ce la faremo, Gabby. Voglio dire, finché fermeremo i collettori ne varrà la pena, anche se noi non ce la faremo. Non pensarlo neanche, ce la faremo. Shepard, cosa posso fare per te? Hai tempo per parlare un po'? Certo. Lasciami solo... Avanti, razza di Bostet! Oh, scusa. Ho un po' di febbre e mi sto sfogando con il motore, poverino. Non temere, niente di serio. Mi sono distratta mentre riparavo la tuta. Stai male? Hai bisogno di aiuto o di un po' di riposo? Non è così grave, credimi. Se un piccolo batterio potesse ucciderci, saremmo già tutti morti da un pezzo. La febbre dovrebbe passare in un paio di giorni. Non temere. Non influirà sulle mie prestazioni in missione. Non è neanche una vera malattia. In realtà somiglia più a una reazione allergica acuta. Che decorso ha la malattia di preciso? È una reazione allergica? Sì. Se contraessi una malattia umana come la... Com'è che si chiamava quella del navigatore Presley? Varicella? Non mi verrebbe la varicella, ma solo una febbre alta, poiché il mio sistema reagisce alla presenza estranea. Potrei avere altri sintomi in base agli organi colpiti. Nausea, vomito e altre seccature di questo tipo. Questa volta come hai fatto ad ammalarti? Mi hanno colpita durante la battaglia sulla Larei. Niente di serio, ma ho dovuto aprire la tuta per controllare la ferita. Ho disinfettato tutto, ma uno dei sigilli era danneggiato e un corpo estraneo è uscito dalla zona disinfettata. È stato un errore stupido. Bisogna sempre controllare i sigilli prima di un trattamento locale. Se te lo scordi, ti tocca subire la febbre. Puoi sigillare parte della tuta? Sì, è come attivare le paratie di emergenza quando c'è una falla nello scafo di una nave. Non può impedire all'infezione di entrare nel flusso sanguigno, ma previene la sua diffusione superficiale. Il vostro sistema immunitario era più forte prima che i Geth vi cacciassero dal vostro mondo? Di sicuro non quanto quello di molte altre specie. Non sono una biologa, ma esiste una teoria al riguardo. Sul nostro pianeta non esistevano insetti, perciò le piante erano entrate in simbiosi con gli animali più grossi per diffondere semi e pollini. Gran parte dei virus erano parzialmente benefici, quindi il nostro sistema immunitario non si è evoluto molto. Si adattava alla contaminazione piuttosto che combatterla. Ma i Quarian hanno colonizzato altri mondi. Non potevano essere tutti come il vostro. Infatti, molti coloni restavano ammalati per un certo periodo prima di adattarsi al nuovo ambiente. Quando i Geth hanno occupato il nostro pianeta natale e le colonie, l'ambiente sterile della flottiglia ha rovinato l'adattabilità del nostro sistema immunitario. Anche se colonizzassimo un nuovo mondo o ritornassimo sul nostro, servirebbe un lungo processo di bioingegneria per adattarsi. Non so se riuscirei a vivere tutta la vita dentro una tuta. Indossiamo le tute anche in famiglia. La cosa più intima che posso fare con un altro Quarian è collegare la mia tuta alla sua. All'inizio ci ammaliamo, ma poi ci adattiamo. È la massima dimostrazione di fiducia e di rispetto reciproco. Finora non ho mai trovato qualcuno degno di tale fiducia, a parte... Beh, non un Quarian. Sai cosa intendo dire. Apprezzo il pensiero, Tali. Anch'io provo lo stesso. Però ricorda che non devi dimostrarmi niente. Lo so. Beh, forse non mi sono spiegata bene. Vedi, io... fa davvero caldo qui. Il fatto è che la tradizione richiede anche un certo desiderio di... intimità. Io non cercavo di... Non è sempre così, è più... Ma come siamo finiti a parlare di queste cose? Un momento. Mi pare che tu stia suggerendo qualcosa, Tali. Cosa potrei mai suggerire? Una giovane donna viene salvata da un coraggioso comandante che prima la accoglie nel suo equipaggio e poi parte a salvare la galassia. Come potrebbe mai interessarle una persona simile? Non devi sentirti in imbarazzo, Tali. Io provo lo stesso per te. Davvero? Io non... Tu non hai mai... Beh, mi fa piacere. Ora devo tornare al lavoro, comunque. Grazie per la visita e per la chiacchierata. Calza piuttosto bene, signor Solomon Gunn. Hawk non saprà mai cosa l'ha colpito. Immagino che Solomon Gunn sia la mia copertura. Gestisci una piccola ma amabile banda di mercenari nei sistemi Terminus. Proprio tipo di persona che Hawk rispetta.
Mi sono presa la libertà di crearti una reputazione. Documenti, testimoni, articoli sul Badass Weekly. Basta che non inizi a discutere di affari con lui e sarai a posto. Ricordamelo ancora. Con che tipo di uomo abbiamo a che fare? Ho che un mercante d'armi e un contrabbandiere. Ha ucciso il mio socio e ha rubato la sua Greybox. A parte questo, non è poi tanto male. Ricco, carismatico e disposto ad aprire il cranio di chiunque per arrivare ai suoi impianti neurali. Immagino che ci sia un motivo per questi vestiti. Sembreresti davvero fuori posto in un ricevimento dell'alta società con la corazza, non credi? Stai benissimo. Dovresti indossare più spesso abiti simili. Probabilmente ora è un buon momento per raccontarmi tutti i dettagli. Hai aspettato con grande pazienza. Il nostro amico Hawk dà una festa per i suoi amici più intimi. Una ventina dei peggiori bugiardi, truffatori e assassini di massa che si possono incontrare. Tutti a portare doni in tributo a quell'uomo. Il nostro tributo è un'adorabile statua del tuo vecchio amico Saren, riprodotta in ogni dettaglio e piena delle nostre armi e corazze. Vedi? Ho pensato a tutto. Una volta dentro, raggiungeremo il cavo di Hawk, da qualche parte nel retro della sala da ballo. Poi ci occuperemo della sicurezza e inizieremo a bypassare i sistemi. La statua dovrebbe essere lì, in attesa di essere aperta per armarsi. Infine entreremo nel cavo e riprenderemo la Grey Box di Keiji. E poi potrò finalmente dirgli addio. Hai lavorato duramente per questo. Keiji doveva significare molto per te. È così evidente. La Grey Box di Keiji contiene molti ricordi personali inestimabili. E tutto ciò che resta della sua esistenza. Ma il segreto che ha scoperto è pericoloso. Se non lo fosse, non ti porterei con me. Cosa c'è in quella Grey Box che la rende tanto preziosa? La Grey Box contiene tutti i ricordi di Keiji. Tutto quanto, dai codici, ai piani che ha rubato, a tutto il tempo che abbiamo trascorso insieme. Nascosto tra quei ricordi c'è il segreto che ha rubato. Keiji non mi ha mai detto di cosa si trattasse, ma quelle informazioni l'hanno fatto ammazzare. Sarà piuttosto interessante. È per questo che lo faccio. Eccoci arrivati. Dopo di lei, signor Gunn. Solo un momento, signore. Sembra che ci sia un problema con la statua. C'è qualche problema? No, signor Hawk. Sto solo facendo una scansione. Non credo di conoscerla. Donovan Hawk. Ho sentito parlare molto di lei. Mi chiamo Solomon Gunn. E io ho sentito parlare molto di lei. Se vogliamo credere a Extranet, è stato molto impegnato ultimamente. Signore, gli scanner non rilevano nulla. Dubito che i nostri ospiti siano venuti solo per causare problemi, non credi? Può passare, signor Gunn, con le mie scuse. Ma devo chiedere alla sua compagna di attenderla fuori. Lei comprende, spero. Le dispiacerebbe spiegarmi perché la mia amica deve restare fuori? Non mi piace l'aspetto della sua amica, perciò resta fuori. Tutto qui. Nessun problema. L'ospite è lei. Si goda il ricevimento. Beh, non è andata come mi aspettavo. Hai idea del perché ti abbia allontanata? No, non ci siamo mai visti di persona e nessuno conosce il mio aspetto. Sono certa che si stia soltanto parando le chiappe. Non posso biasimarlo. E ora che facciamo? Proseguiamo con il piano. Dovrei essere soltanto tu a parlare. Io resterò nascosta e cercherò di seguirti come meglio posso. Ci terremo in contatto radio, nel caso qualcosa andasse storto. Dobbiamo cercare la porta e occuparci della sicurezza. Poi penseremo al prossimo passo. Come ha fatto a contenere quella situazione su Aleph? Quella? Un rapido dispiegamento di forze, un po' di pressione e boom, fatto! Grazie al cielo! Pensavo che quella marmaglia l'avrebbe inseguita per anni. Signor Gunn? Dobbiamo occuparci del cavo, Gunn. Potrei chiacchierare con Hawk più tardi. Questo
porta alla sala della sicurezza. Alcuni sostengono che il comandante Shepard sia ancora vivo, ma... Oh, per favore. È a dir poco una pia illusione. Dobbiamo controllare i cavò. Cosa ne pensa di quell'Archangel? Ho sentito dire che è morto. O sparito nel nulla. Era ora, dico io. Cassaforte del signor Oak è davvero incredibile. Chi può dirlo? Non lascia avvicinare nessuno. Mi dica, cosa c'è laggiù? La camera da letto di Oak, credo. Oh, e chi è il suo architetto? È un luogo davvero notevole. Perlomeno è davvero grande. Molto bello. C'è più di quanto mi aspettassi. Serratura vocale è protetta da password, barriera cinetica e scanner del DNA. Sembrerebbe un modello EX-700. Tutto il necessario per un cavo impenetrabile. È forse un problema? Per favore, ricordati con chi stai parlando. Avremo bisogno di un campione vocale per la serratura. Dovrai andare a chiacchierare con Oak per ottenerlo. Inoltre, dovremo scoprire la password. Il DNA? Un gioco da ragazzi. Dovremmo trovare diversi campioni di DNA nelle stanze private di Oak. E la barriera? Basta tagliare l'alimentazione. Non si può sbagliare. Basta trovarla. Keiji poteva superare un sistema simile a occhi chiusi. E io sono più abile. Mettiamoci al lavoro. Eccolo lì. Ora devi soltanto farlo parlare abbastanza a lungo da ottenere una traccia vocale. Usa tutto il tuo fascino, Shep. Dopo di lei. Signor Gunn, spero che si stia divertendo. Spero che l'incidente all'ingresso non le abbia rovinato la serata. Capisco la sicurezza, ma chi mai oserebbe infiltrarsi nell'abitazione di Donovan Oak? Gunn, nel nostro lavoro noi attiriamo un certo tipo di individui. Pochi comprendono la fatica che facciamo per tenere a bada i barbari. Di questi tempi la gente vuole conforto, intrattenimento, amore. Non capiscono quanto sia fragile la galassia. Devono preoccuparsi soltanto dei semplici lussi. Perché? Perché la gente come me e come lei fa tutte le cose terribili che tengono in piedi la galassia. Questo ricevimento è per noi, gli spazzini, la struttura di supporto della splendente illusione di pace della galassia. Che ci sia sempre un mercato per ciò che facciamo. Ti avevo detto di farlo parlare e tu l'hai fatto parlare. Ora ne abbiamo abbastanza per un campione vocale. Lascialo andare. Si gode il ricevimento, signor Gunn. Una volta trovata la password, potremo superare quello scanner vocale. Lasciami sbloccare la porta della sala della sicurezza. Ecco fatto. Pronta al tuo ordine! Potete stare qui. Prendetemi! La copertura! Maledizione! Ho un'idea. Vediamo cosa trovi. Trovato qualcosa? La password è Perugia. Ah, è il nome dell'uomo che ha rubato la Mona Lisa. Forte. Sono entrata nelle loro comunicazioni. Credo di poter ringannare la guardia delle stanze private. Dille che ti manda il caporù. Ora devo solo prendere il campione vocale ottenuto da Oak e... Fatto. Ora possiamo bypassare lo scanner vocale.
Le stanze private del signor Hawk sono interdette agli ospiti privi di permesso. Io ho il permesso di entrare. E chi l'ha autorizzata? Ho l'autorizzazione del capo Rowe. D'accordo, un secondo. Capo Rowe, sono Samuels. Ha autorizzato lei l'accesso alle stanze private del signor Hawk? Hanno l'accesso, Samuels. Ora smettila di seccarmi. Ricevuto. Scusi per il disturbo, signora. D'accordo, può entrare. Si goda la festa. Cerca qualunque cosa contenente dei campioni di DNA utilizzabili. Sii rapido e silenzioso. Hai trovato un campione? No, un creditometro. Non è un gran campione di saliva, ma è pur sempre utile. Tuttavia, ci servirà dell'altro per superare lo scanner. Vuoto. Peccato, un mozzicone di sigaretta sarebbe stata un'ottima fonte. Niente DNA, ma... Sembra che Hawk abbia cercato di forzare la Greybox di Keiji. Sembra che gli manchi qualcosa. Non ha ancora superato la codifica. Niente capelli o frammenti di pelle. Le governanti sono molto meticolose. Via libera. È una pianta. Buongiorno, è ora di svegliarsi. Scusa. Probabilmente possiamo recuperare il DNA di Hawk dal datapad. Sembra che l'abbia utilizzato parecchio, ma non sono sicura che ce ne sia abbastanza. Continuiamo a cercare. Un'interfaccia olografica. Non troveremo alcun campione qui. Gli addetti alle pulizie non osano toccare simili tesori. Potremmo recuperare dei frammenti di pelle dalla polvere. Dovrebbe andare. Andiamocene di qui. Passi sotto questo pavimento. Imposterò il tuo factotum per esaminare i campi elettromagnetici. Un secondo. E questo dovrebbe disattivare la barriera. Ci siamo. La barriera è andata. Io controllo le telecamere. Tu vai avanti e vestiti. Col cavo di Hawk. Carino. Questo scanner si focalizzerà sulla Greybox. Non è lontana. Il Davide di Michelangelo. Cavoli. Credi che potremmo trascinarlo fuori dalla porta? Inquietante. Potrei ricavare parecchi soldi da una cosa del genere, anche fuori dall'Alleanza. Le Asari vanno matte per questo genere di cose.
Ok, ha un buon gusto. Glielo concedo. La regina Arachne. Immagino che tutto sia prezioso per qualcuno. Questo sembra un manoscritto Quarian. Oh, deve essere antico. Quando è l'ultima volta che i Quarian hanno scritto sulla pietra? È notevole. Non so esattamente cosa sia. Sembra quasi che i suoi occhi mi seguano. Non sembra granché, ma potrebbe essere uno dei pezzi più preziosi qui dentro. L'arte Turian è rara fuori da Palavan. Per un buon motivo, oserei dire. Davvero bella. Stranamente rilassante. Ah, immagina incontrare quella cosa in un vicolo scuro. Un modellino della cara. Da quello che so è una sorta di Titanic Turian. Come ha fatto Hawk a ottenere la testa della Statua della Libertà? Maledetto Hawk! Oh mio Dio, eccola lì. Non si disturbi, signorina Goto. È protetta da un codice. Avevo il presentimento che fosse lei all'ingresso. Sapevo che se era davvero lei, sarebbe entrata comunque. Mi conosci? Non mi piace deludere la gente. Mi occorre ciò che c'è nella sua Grey Box, Kasumi. Sa che sono disposto a ucciderla per averla. Ammetto che la sua abilità è notevole. È entrata nel mio cavo come se l'avessi lasciato aperto. Ma morirà comunque, urlando come il suo vecchio amico. Questo lo vedremo. È qui che entrano in gioco le tue capacità speciali, Shepard. Coraggio. Le perimetrie. C'è una zona d'atterraggio a est. Usciremo da lì. Joker, mandaci la navetta, subito! Un'altra strada. Quelle cisterne.
Quelle cisterne sono piene di carburante. Potranno facilmente sfondare la parete. Ci siamo. Non lasciateli fuggire! Uccidete solo lontano! Interessante. Teneteli impegnati. Me li occuperò personalmente. Mi metto al riparo. Arriva qualcuno. Risolverla con le buone, Goto. Ora lascia che ti mostri le cattive. A sinistra! Più avanti! Cosa hai detto al tuo amico Kasumi?
perché lo fai per amore. Neutralizzati! Distruggiamo quell'affare! Sono davanti a noi! Kasumi, se stai guardando questo, significa che sono morto. Le informazioni che abbiamo trovato sono tutte qui. È roba che scotta, Kasumi. Se il consiglio dovesse venirne a conoscenza, l'alleanza potrebbe esserne coinvolta. Kasumi, io ho criptato le informazioni per tenerle al sicuro. Ho inviato la chiave di decodifica alla tua Greybox, in modo che nessuno potesse ottenere l'intero pacchetto. Ma se sono morto, e se qualcuno sa di questa cosa, allora ti ho reso un bersaglio, amore mio. Mi dispiace moltissimo. Keiji. Ti conosco, Kasumi. Vorrai conservare per sempre quei ricordi. Ma non ti serve un impianto neurale per sapere che sarò sempre con te. Ti prego, Kasumi, distruggi questi file. Non posso fare altro per proteggerti. Io non posso farlo. È tutto quello che mi resta. Addio, Kasumi. Ti amo. Non esiste un modo per distruggere soltanto le informazioni? No. Keiji era un maestro nella criptazione dei file. Ha sparso le informazioni in tutti i suoi ricordi. Non puoi arrivare a esse senza vivere i ricordi.
Se sono importanti per te, tienili. Ma preparati a vivere con le conseguenze. Sì, sono pronta. Starò nascosta. Nessuno saprà che esisto. Credo di volerlo. Grazie, Shepard. Lo prenderò. Quello l'ho rubato per scommessa. Credimi. Su Ilium era in programma una mostra itinerante di reperti terrestri. La sicurezza era ai massimi livelli e Keiji mi sfidò a rubarlo. Feci irruzione, violai i sistemi di sicurezza e neutralizzai qualche guardia, sostituendo l'originale con una copia da 4 soldi. Non se ne accorse nessuno. Il mio primo lavoro in un museo. E certo non l'ultimo. Ehi, Shepard! Ho apprezzato molto il tuo aiuto con il colpo di Hawk. Ho usato la Grey Box di Keiji. È bello riaverlo con me, anche se in una forma diversa. Mi manca molto. Shepard, cosa posso fare per te? Hai tempo per parlare un po'? Sì, con piacere. Stavo pensando all'ultima volta che abbiamo parlato. Scusami. Sono stata poco professionale e non pensavo razionalmente. Sono stata una stupida ed egoista. Non sei mai stata egoista. Al limite hai pensato troppo alla flotta e troppo poco a te stessa. Questo può valere per gli umani, ma noi Quarian siamo diversi. Non possiamo... Noi dobbiamo pensare agli altri. Sempre. Se non badiamo alle necessità dell'intero equipaggio, qualcuno potrebbe farsi male. O addirittura morire. Tu meriti di essere felice con qualcuno. Io non posso darti tutto questo, neanche se potrei ammalarmi o far fallire la missione. E se non ci fosse una missione da compromettere? Se ci fossi solo io? Hai rischiato la vita per salvare i coloni su Feros 2 anni fa. Nessun altro ce l'avrebbe mai fatta. Ho osservato il tuo volto quando il capo Williams ha perso la vita su Virmair. Ti ho visto lottare contro tutto ciò che la galassia ti scagliava addosso. Ti ho osservato per tanto tempo. E non avrei mai sperato che tu potessi vedere oltre questa. Stai dicendo che se stessimo insieme potresti morire? C'è sempre il rischio. La reazione potrebbe essere leggera, ma potrebbe anche tenermi a letto per settimane. Oppure uccidermi. Ma non è questo che mi preoccupa, Shepard. Non voglio distrarti. Non voglio rischiare di ostacolare la missione. È troppo importante. Capisco i tuoi timori, Tali, ma non voglio nessun'altra. Io voglio te. Farò il possibile affinché tutto vada per il verso giusto. Io capirei se tu... Ma... Oh, grazie. Non sai cosa significa per me. Grazie ancora. Lasciami un po' di tempo. Farò alcune ricerche. Cercherò di trovare una soluzione. Cosa puoi fare? Posso aiutarti? Ci sono diversi modi per migliorare temporaneamente il mio sistema immunitario. Immunoamplificatori, iniezioni di antibiotici... Ti risparmio i dettagli, però fidati, io per prima voglio trovare una soluzione. Non credo sia così strano per voi, Quarian, avere rapporti con un membro di un'altra specie. Certo, ma in genere avviene tutto fuori dalla tuta. Programmi di stimolazione sensoriale e via dicendo. A me non basta. Se devo stare con te, voglio che sia tutto reale. Voglio sentire la tua pelle sulla mia. Non ho mai mostrato il mio volto a nessuno. Quindi tu saresti il primo, se posso farlo senza morire. Sbrigati con quelle ricerche, signorina Vas Normandy. È un ordine. Oh, d'accordo. Sì. Certo. Prima però ho delle faccende da sbrigare. Sai, riparazioni. Per la missione. Shepard, cosa posso fare per te? Hai tempo per parlare un po'? Per te? Certo. Non puoi sapere quanto ho apprezzato le tue parole. Ma capisco se vuoi cercare qualcosa... qualcun'altra. Però mi farebbe piacere se tu fossi ancora interessato.
Sei ancora interessato? Non voglio compromettere la tua salute, ma aspetterò. Grazie. Voglio farti vedere cosa c'è sotto questo maledetto casco. Sentire la tua pelle sulla mia. Unirmi a te prima di affrontare insieme la battaglia finale. Troverò un modo.